Davide, la prima parte del giro è alle spalle, intanto come stai e sei soddisfatto di come è andata finora? Sì, prima parte del giro, dai, la prima settimana mancano due tappe fondamentali, abbiamo oggi veramente nervoso, è una crono veramente importante per i nostri uomini di classifica domani, perciò dai, al momento siamo riusciti a controllare abbastanza bene la situazione, purtroppo ho perso un minuto in una tappa per una caduta Jay Vine un paio di tappe fa e ora lotteremo fino alla fine per riprenderci questo minuto perso. Già la tappa di oggi è molto insidiosa, come dovrete affrontarla? È una tappa molto insidiosa, sicuramente ci si aspetta una partenza veramente folle perché molti corridori vanno ad andare in fuga e poi mi aspetto un lungo trasferimento fino a imboccare l'ultimo circuito laddove tutto può succedere. Davide, nella tua carriera hai conquistato una bella vittoria ovviamente al giro, che emozione si riprova? E c'è una tappa che magari per le tue ambizioni personali può essere, insomma, quella giusta? Sì, sarebbe bellissimo perché sono emozioni indescrivibili, però siamo qua con un obiettivo veramente importante e sono pronto a sacrificarmi per un obiettivo che credo veramente possibile. Ecco, il podio quindi è possibile per i vostri capitani? Perché non qualcosa in più di un semplice podio, dai, siamo qua, si sogna in grande e ha dimostrato di essere veramente forte fino alla finale e aspettiamo oggi, che è una tappa molto complicata dal mio punto di vista per le sue caratteristiche, ma da domani sarà un'altra corsa.